Grazie di essere qui, una giornata di festa, 1° maggio, festa dei lavoratori, e grazie quindi per la vostra presenza che non era assolutamente scontata, per me è una grande dimostrazione di affetto. E accanto a me ho il candidato sindaco, Erio Congedo, mi auguro, come dire, futuro sindaco della città di Lecce, e Pippi Mellone, il sindaco di Maggio, Roberto Marti, senatore e Alessio Poso, coordinatore della lista Prima Lecce Andare Oltre. Parto diciamo da quello che è il punto che ci ha convinto ad essere qui riuniti sotto un'unica bandiera, Roberto, perché noi dalla scorsa legislatura consigliatura abbiamo portato avanti un percorso comune con quello che era il gruppo di Prima Lecce. Molte proposte sono state condivise, molte mozioni sono state firmate e portate avanti allo stesso modo con Laura, con Paola, con Antonio. Sono battaglie che ci hanno visti in prima linea a difesa della città. Nonostante, come sapete tutti, io fossi stato eletto nella maggioranza di Carlo Salvemini, una maggioranza che purtroppo nel corso dei mesi ha trasformato quello che era il suo senso civico in una coalizione, lasciami dire Erio, di sinistra, no? Perché insomma quella che era una formazione civica si era appiattita ai voleri del PD. Io, incontrando molti amici per strada, mi dicono: Massimo, finalmente sei tornato a casa. Io sinceramente non mi sento di dire che sono tornato a casa. Io in questa casa ci sono sempre stato, perché il centrodestra è casa mia, e quindi tutte le battaglie che ho fatto da consigliere comunale nei 18 mesi della consigliatura li ho sempre rivolti al bene della comunità, al bene della città. Non posso non ricordare alcune posizioni che mi hanno visto distante dal sindaco Salvemini, che ha pensato molto più ad esempio ai diritti civili che ai diritti sociali della comunità. Ha dimenticato ad esempio cosa fosse lo sport in città. Molte associazioni, molte società sportive hanno sofferto l'assenza di un'organizzazione dell'assessorato allo sport, e per questo magari Erio ti chiedo nel futuro governo della città magari di avere più attenzione ad una delega che molte volte viene dimenticata, viene considerata una delega di serie B, se non addirittura di serie C. Però i nostri figli, insomma, i nostri ragazzi hanno bisogno che la città abbia gli impianti sportivi, e Pippi su questo ad esempio Arnaldo sta lavorando tanto e sta dando dimostrazione proprio in questi giorni che è possibile realizzare cose concrete quando uno riesce ad amministrare davvero per il bene della città. Ecco, dicevo, quest'unione con Prima Lecce, voluta quindi per un percorso amministrativo comune, ma anche un percorso politico che ci ha visto anche presenti alle scorse elezioni provinciali insieme, e che l'unione in una lista unica ha permesso di eleggere 3 consiglieri provinciali, Antonio Tondo, Guido Stefanelli e Fernando Leone. Quindi vuol dire che quando delle forze si uniscono e hanno un obiettivo chiaro e comune, si può davvero realizzare qualcosa di importante, e l'unione di Prima Lecce Andare Oltre vorrà dare quella spinta in più e perché no magari puntare ad essere quella lista determinante, la prima lista magari della coalizione che punta a vincere il 26 di maggio a Lecce. Ecco, io con Erio mi conosco
non lo so, cioè da tanto, non lo dico, non, forse dal 1995, anno in cui sei diventato consigliere comunale a Lecce, Erio, e io ero già presente in quella campagna elettorale, a sostegno naturalmente di quella che era la forza destra cittadina, insomma era Alleanza Nazionale, e purtroppo, come dire, quella battaglia non andò bene. Poi nel 98 ci riprendemmo la rivincita e lì conobbi Roberto, che divenne consigliere comunale, ed io in quella tornata presidente di circoscrizione del quartiere centro. E Pippi invece, lui è un po' più piccolo, 95. Pippi l'ho conosciuto più in là, nel corso degli anni, quando da dirigente giovanile del partito lo battezzai, posso dire così, Pippi, segretario cittadino del movimento giovanile a Nardò, e oggi sinceramente averlo a fianco, sindaco di una città, non può che farmi piacere, onore, riconosco in lui quella persona che ha realizzato davvero nei fatti quella che era la politica di tanti giovani come me, come Giancarlo, come Francesco Zuccaro, insomma mi vengono da ricordare tanti nomi che hanno fatto battaglie importanti e che Pippi, con il suo essere diventato sindaco di Nardò, ha concretizzato. Ecco, quindi diciamo, questo, ho fatto questo passaggio, lasciatemi dire, umano, perché credo che dietro la politica, dietro quello che è l'amministrare, ci sono delle persone che hanno dei valori, e amministrare una città non è solo sbandierare o scrivere, lasciatemi dire, dei post su Facebook, perché cioè, fare il sindaco su Facebook è facile, poi amministrare una città è tutta un'altra cosa, e purtroppo il sindaco uscente ha dimostrato di non essere in grado di poterlo fare. Non si è assunto un minimo di responsabilità, ed è per questo che noi molte volte con il nostro modo comunque di operare critico gli abbiamo detto che stava sbagliando, stava prendendo delle strade sbagliate. Penso ad esempio al nodo Lupie, dove insieme proprio andare oltre, insieme proprio a Prima Lecce, hanno alzato come dire, le barricate affinché il sindaco Salvemini non ponesse fine ad un'esperienza voluta proprio dal centrodestra in città, e che ha dato tanto alla città, e che quotidianamente opera al fianco dei cittadini, perché tutto ciò che noi vediamo in città, quindi la cura del verde, la cura diciamo del marciapiede, no? dell'ordine di amministrazione, comunque, ma tutto ciò che anche all'interno del comune, gli uffici amministrativi, ci sono tanti dipendenti Lupie che diciamo nascosti, lasciami dire, Erio, operano e danno il contributo alla macchina amministrativa. Ecco, io mi fermo, non vado oltre, anche perché sono molto, molto emozionato. E niente. Ci tenevo a ringraziare, ecco, scusate, mancavo, volevo ringraziare delle persone che mi sono state vicine in questi 18 mesi. Non vedo Lella, vieni. Ecco, Lella è il segretario cittadino di Andare Oltre. E lei, diciamo, in questi 18 mesi, lei insieme ad Erika sono state le persone che hanno contribuito affinché Andare Oltre avesse una voce anche fuori dal Consiglio Comunale,
loro sono state le persone che operativamente e concretamente hanno portato avanti l'azione politica di andare oltre. Quindi oggi sono ancora qui al nostro fianco e daranno supporto in questa nuova battaglia che ci aspetta fino al 26 maggio. Ringrazio ancora Alessio Poso che con il suo in questi giorni attivismo ha sbrigliato tutto ciò che c'era da sbrigliare burocraticamente per la presentazione della lista. Abbiamo ricevuto i complimenti da parte degli uffici comunali perché siamo stati i più bravi a presentare la lista, non c'era nessun errore. E naturalmente oltre ad Alessio mi sento di ringraziare anche Francesco che dalla Grecia ha contribuito anche lei che era in vacanza ma è stata stressata praticamente tutti i giorni, a tutte le ore, in tutti i minuti a dare il contributo anche da lontano. Ecco, quindi io mi fermo qui, vi ringrazio ancora per la vostra presenza e passo la parola a Roberto e niente, grazie ancora e vi chiedo il massimo contributo. Non sarà facile, sarà una battaglia molto molto difficile, una scalata e una montagna molto molto ripida da scalare e vi chiedo il contributo di tutti. Usciamo da questo comitato e andiamo a cercare voi. Grazie Massimo, buonasera a tutti voi. I ringraziamenti, mi associo ai tuoi ringraziamenti ad Alessio che è uno dei più giovani del gruppo, che la precedente esperienza amministrativa ha dato il suo contributo alla lista di civica di Grande Lecce, questa volta invece ci ha dato una mano con quella sua esperienza dall'esterno, dando un contributo notevole, importante, e per questo io lo ringrazio veramente, perché per fare una squadra ci si deve candidare, bisogna cercare il consenso, è vero, ma poi bisogna fare tante altre cose, coordinare gli umori, il lavoro, la fatica e l'insieme anche delle caratteristiche di ciascuno di noi. Ringrazio per la presenza oltre che tutti quanti voi, perché è un giorno di festa, ma siete qui ad ascoltare Massimo e a dargli questa ulteriore possibilità importante in questo momento e soprattutto di ascoltare il nostro candidato sindaco, cui invece chiedo un applauso forte di incoraggiamento per il lavoro che sta facendo in questa fase più rilassata, perché io dico che Elio è come un diesel, lo dico sempre, e i motori diesel poi sono quelli che camminano più lungo, che voi lo sapete. Per arrivare alla candidatura al sindaco non è stato facilissimo, ha avuto pazienza, equilibrio, tenacia e sono le caratteristiche che servivano a questa città. Noi abbiamo bisogno di un candidato di equilibrio, di un candidato che la precedente esperienza, probabilmente per errore di qualcuno, io per primo non ho compreso che fosse già da allora il candidato vincente per quell'esperienza, abbiamo perso un'opportunità, io per primo ho detto questa volta l'opportunità non si può perdere e credo che Elio sia la vera opportunità di equilibrio per questa città, per governare questa città che in questi 18 mesi, a cui io ringrazio il gruppo di Prima Lecce che ci ha dato l'opportunità di vedere, di svelare realmente come quest'uomo non abbia saputo amministrare la nostra città, perché senza quei 18 mesi oggi avremmo potuto avere un soggetto che ancora volava con le braccia aperte verso un cielo infinito, senza poter comprendere che cosa significa amministrare, perché uno quando sta solo all'opposizione parla, sbratera, grida, urla, impone situazioni che non esistono, quando invece amministra capisce quali sono i problemi. Poi uno deve essere capace non solo a parlare, a sognare, ma anche ad agire, ad assumersi le sue responsabilità. Lui se le ha assunte e da sotto gli occhi di tutti fare un giro in città e accorgersi di quello che è accaduto. Ringrazio soprattutto tutte le candidate, le femminucce che Massimo ha invitato oggi al comitato, perché con le doppie preferenze chiaramente sono invitate più le femminucce che i maschietti, perché non vedono chi c'è dentro per non fregarsi il
Ragazzi, molti, e loro stanno qui come degli avvoltoi. Abbiamo tantissime amiche, c'è Erika Enrico che è la candidata, una delle candidate, diciamo, del gruppo che ha condiviso questo progetto civico, che ritengo che sia solo l'inizio di un percorso politico più ampio. Voi sapete che io rappresento la Lega e la lista della Lega è un'altra lista importante in queste amministrative, però non poteva mancare il supporto, il sostegno di mettere insieme tante personalità che non sempre si sentono pronte a scendere in una lista di un partito nazionale, non sempre si sentono pronte di poter interagire con tanti uscenti. Bisogna creare le condizioni amministrative per riunirsi, però hanno bisogno anche di un civismo costruito, di un civismo di esperienza, di un civismo che sappia amministrare anche in questo caso. Quindi hanno trovato la sintesi delle vecchie esperienze precedenti di una personalità come quella di Pippi Mellone, che in questi anni ci ha dato realmente un faro importante di come si possa fare amministrazione attiva, però di come si possa essere espressione reale anche dei partiti politici e del movimentismo. Ritengo che Pippi, più di Massimo e di Elio, provengono dalla stessa matrice. Uno non può nascere così e morire in maniera diversa. Quindi bando alle ciance di chi dice lui amministra, come sindaco deve dialogare con tutti, ed è giusto che anche Elio domani riesca a dialogare con tutte le parti politiche, perché si amministra per il bene della comunità. Quando si amministra per il bene della comunità bisogna interagire con le istituzioni, ma Pippi sa bene da dove è partito e sa bene dove deve arrivare. Quindi credo che questo esperimento sia la partenza di un progetto politico ben più ampio, che veda il ricongiungersi, scusami Elio, tanto tu sarai il sindaco di tutti, non ti interesserà più il partitismo singolo, progetto più ampio che quello di lancio della Lega, e che sin da queste europee possiate darci una mano e riuscire a raggiungere un obiettivo per Matteo Salvini, che è di ricostruzione, di conversione, di modificazione anche dell'Europa per come sta avvenendo in Italia. Quasi finisco con i ringraziamenti per poi passare alla nostra, diciamo, perla e al nostro candidato sindaco. Il ringraziamento va anche ad altri gruppi che si sono uniti in questa sintesi, diciamo, di civismo, quasi barra partitico, spero, che sono qui presenti con tante altre anime nella candidatura. Massimo dice una cosa, che questa lista, diciamo, potrebbe arrivare prima, io non lo so se arriverà prima, non so se arriverà prima per scaramanzia, ma sono convinto che questa è una lista fortissima, e io faccio un applauso a tutti i rappresentanti che sono qui e candidati, perché una lista equilibrata dove tutti se la possono giocare, dove tutti stanno correndo per un unico risultato, quello di vincere queste elezioni amministrative, che è una cosa veramente straordinaria. Gli altri si fanno i conti dove possono essere eletti, dove c'è quello meno forte, ma raggiunge il seggio, non raggiunge il seggio. Qui i candidati non si sono posti questo problema, si sono posti il problema solamente di competere, anzi qualcuno ha chiamato a ciascuno di noi e dice io voglio scendere perché devo mettere la faccia. Ci sono candidati in questa lista che non si stavano più candidando, che le altre volte avevano fatto l'esperimento e l'esperienza, poi si erano disinteressati, supportavano qualche candidato, il nostro candidato sindaco, invece negli ultimi giorni hanno deciso di scendere in campo e di scendere in campo con una lista che possa rappresentare qualcosa. E io sono certo che tu, Elio, terrai in considerazione questi giovani e meno giovani che si stanno, diciamo, proponendo per te, per il cambiamento di questa città, per la continuità di un'esperienza amministrativa con il centrodestra, per cogliere tutte quelle esperienze positive che ci sono stati nei 20 anni, perché tutti parlano del disastro dei 20 anni. Io vorrei ricordare come è cambiata questa città, come è cambiata in positivo e quanto abbiamo dovuto subire. Io sono stato in questa amministrazione per diversi anni e io so quello che abbiamo fatto, è sotto gli occhi di tutti, quindi diciamo recriminare, discriminare, fare dietrologia non serve, basta guardare quello che di fatto c'è stato prima e migliorare tutte le cose che non sono andate bene, ce ne sono tante, noi siamo qui per questo. Massimo ha detto una cosa giusta, io l'ho conosciuto nel 98 come giovanissimo presidente di un quartiere, all'epoca non era forse neanche unificato quartiere Centro Mazzini, giusto? No, solo centro. E da quell'esperienza io l'ho conosciuto, nel suo attivismo, nelle sue ideologie ferme, nella sua trasparenza come quella degli occhi, nella sua correttezza d'animo, e non sono complimenti a caso,
perché sono complimenti veri, tu lo sai. E ritengo che Massimo abbia sofferto molto nella precedente esperienza, perché quell'esperienza è stata un'esperienza partita con lo stesso spirito con cui qualcun altro oggi si sta introducendo diciamo, nel panorama delle candidature. C'è stato un inghippo, un pretesto per poter dire che erano delle civiche di centrodestra, come oggi Adriano Porportone fa finta di dire che quella è una coalizione di centrodestra. Noi abbiamo solo un centrodestra che si chiama Saverio Congede. Qualsiasi voto va su quel candidato sindaco è un voto tolto al centrodestra e dato al centrosinistra, perché è lo stesso escamotage, lo stesso schema, identico ed uguale a quello di Alessandro Iannocci. Abbiamo visto che poi la sua appartenenza non era più culturalmente come quella di Tippi, quella di Massimo, che partiva in un modo e finiva in un altro, è partita in un modo e poi ha deviato, diciamo, a 360 gradi. Quel escamotage è riproposto esattamente da Adriana Poliportone. E bisogna dirlo in maniera chiara, semplice. Io comprendo che Adriana è una grande donna, ha fatto benissimo il sindaco, benissimo il ministro, benissimo il deputato europeo, benissimo il parlamentare per 25 anni, malissimo nel 2009 perché ci stava facendo perdere le elezioni provinciali, malissimo nel 2010 perché ci ha fatto perdere le elezioni regionali, malissimo nel 2015 perché ce l'ha fatta riperdere, male ha fatto scendere oggi pensando che il centrodestra possa non vincere senza di lei. Si è fatti conti male perché ha chiuso un'esperienza politica di 50 anni in questa città, dove il ricordo sarebbe stato più bello quello fino a ieri impresso nella nostra mente, di Adriana, l'Adriana di Lecce, l'Adriana che ha fatto qualcosa di importante. E a me dispiace dire questo perché sono stato suo consigliere comunale, suo assessore, persona che l'ha votata. Ma oggi noi non possiamo correre alcun rischio di depravazioni, perché sono depravazioni. Votare lì significa votare Salvini. Quindi diciamo la chiarezza nel risultato sarà quello di votare il consigliere comunale di una lista e votare il sindaco adesso collegato, che è Saverio Congedo. Massimo quindi ha sofferto perché quando ha capito che questa era la degenerazione partita e poi portata avanti, ha iniziato a capirlo, a comprenderlo, incontrava i cittadini, incontrava il suo io, incontrava le persone che dicevano ma Massimo ma sei sicuro, e man mano poi lui ha preso delle decisioni, si è unito col centrodestra, ha fatto tante mozioni, interrogazioni, provvedimenti importanti sulla Lupia, l'ha detto prima, lo ripeto io, lui voleva apporre la 17ª firma e sarebbe stato pronto a farlo. Vi devo dire la verità, sono stato io a dirgli finisci il tuo percorso per come l'hai iniziato, noi siamo pronti, siamo lì, Elio era presente, tu sei con noi perché non te sei mai andato, e quindi questa esperienza si è chiusa e si riapre un'esperienza non di essere ritornato a casa, tu non te sei mai andato, di ripartire da dove hai lasciato il tuo percorso, da quel 98 in cui hai fatto il presidente del quartiere, l'hai fatto bene, e in quel quartiere stesso tu vedi quanto stanno soffrendo i nostri commercianti, i nostri residenti, le persone che ti vogliono bene, ti hanno riconosciuto e ti riconoscono in questo centrodestra, in quello puro, in quello vero e in quello che voi volete trasformare, Massimo. Ed è per questo che vi ho dato una mano, vi do una mano, sono convinto che mi darete una mano nel percorso politico più ampio, perché le cose per poterle cambiare bisogna governare. E noi governeremo questa città con Saverio Congedo. Saverio Congedo è stato con me consigliere regionale, è amico di famiglia, è persona seria, l'abbiamo detto prima, non me lo ripeterò mai, è persona che quando prende una parola la porta avanti. E io sono convinto di poter dire, per la mia piccola esperienza amministrativa e politica di questi 22 anni, che a differenza di quello che sentite, Saverio Congedo vincerà al primo turno. Io glielo auguro con il cuore e lo auguro a tutti voi di questa lista di poter essere rappresentati nel suo governo al meglio. Passo la parola a tutti. Bellone. Grazie, grazie Roberto. L'emozione non da poco. Massimo prima la metteva sul piano sentimentale, oggettivamente questa sera è difficile per me, è difficile per noi non portare tutto sul piano dei sentimenti, sul piano delle emozioni, sul piano dei rapporti umani. Ho pensato a lungo ovviamente nel corso di questi giorni a cosa dire questa sera, e ho ricordato, mi è tornata alla mente
una serata di qualche anno fa, erano 13 anni fa, nel 2006, quando con Massimo Annardò presentammo la candidatura al Parlamento, alla Camera dei Deputati, di un nostro amico comune che era candidato al 42esimo posto nella lista di Alleanza Nazionale. Era una candidatura di servizio la sua in quella legge elettorale con il listino bloccato puro, che era Francesco Zuccaro. E ricordo l'ironia di quella sera, dove c'era questo manifesto che preannunciava la presentazione con Mellone, Fragola e Zuccaro, che chiamava insomma questa Macedonia di stagione. E ovviamente sono tornati alla mente tanti episodi, tante circostanze di questi anni di profonda amicizia e militanza comune. E Massimo era uno di quei ragazzi che era ritornato a casa, era ormai stanco della politica, di un certo modo di fare politica, e ha ritrovato l'entusiasmo, grazie alla nostra comunità, grazie ad Andare Oltre, di tornare a fare politica, di tornare ad impegnarsi nel sociale, di tornare ad impegnarsi per la sua gente. Io questa sera cercherò, nei limiti del possibile, di essere estremamente breve, perché credo che il palcoscenico debba essere lasciato a Massimo innanzitutto e poi al nostro candidato sindaco, a Saverio Congedo, che è persona che conosco da altrettanto tempo, perché è stato il mio primo voto, l'ho detto in queste settimane, nel 2005, quando lo sostenemmo con successo anche in quella circostanza al Consiglio regionale, e espressi in quella circostanza al mio primo voto la preferenza per lui, che poi risultò essere eletto. Io ritengo ed è stata una scelta calibrata, una scelta fatta non solo con il cuore ma anche con il cervello, quella di sostenere Elio Congedo, la persona di Elio Congedo, perché riteniamo che Elio, Roberto siano in un panorama del centrodestra, Roberto diciamocelo chiaramente, che quasi mai ha saputo valorizzare i giovani, ha saputo valorizzare le persone capaci, ha saputo valorizzare le persone per bene. Voi siete due personalità, non lo dico per piangeria o perché siete presenti qui, ma purtroppo da un lato e per fortuna dall'altro, perché siete due tra i pochissimi che riescono a dialogare con i giovani, siete due tra i pochissimi che riescono a valorizzare le energie migliori di questo territorio. Noi nel corso degli anni, con Massimo, con gli altri amici, con Giancarlo, con tanti altri amici in provincia, vedo a proposito e saluto tanti amministratori anche presenti della provincia di Lecce, i consiglieri di Galatina, alcuni consiglieri del comune di Nardò, che non sono voluti mancare questa sera alla apertura della campagna elettorale del nostro Massimo. Dicevo, spesso e volentieri questo centrodestra non ha saputo valorizzare i giovani, ha portato avanti quella che io spesso chiamato la sindrome di Erode, quella che ammazza nella culla qualsiasi possibile competitor che immagina essere un competitor. Bene, qui noi questa sera abbiamo invece due personalità importanti, centrali nella politica salentina e pugliese, come Roberto Marti e Elio Congedo, che invece sono due interlocutori, non voglio dire gli unici perché forse esagererei, ma sicuramente tra i pochissimi che hanno saputo dialogare con quel mondo del civismo che in provincia di Lecce amministra tantissime realtà e tantissime comunità delle 97 presenti in provincia di Lecce. Quindi la scelta di Elio era per noi l'unica scelta possibile. Abbiamo giorno dopo la caduta dell'amministrazione Salvemini, posto con forza la candidatura di Elio, perché ritenevamo essere la persona migliore per governare una comunità importante come quella del capoluogo.
una realtà, quella di Lecce, che è stata, spesso e volentieri mi sento dire in giro per la provincia, è la realtà di Nardò in questi mesi, in questi anni, è diventata un faro per tante amministrazioni. Ebbene, per chi come noi ha iniziato a fare politica nei primi anni del 2000, invece la realtà di Lecce era un faro in quel momento, la realtà capoluogo era un faro perché io lo ricordo, ricordo come il ventennio di amministrazione di centrodestra a Lecce fosse un ventennio in cui a cui tantissimi guardavano come a un modello positivo. Ricordo i sondaggi sul Sole 24 Ore sui gradimenti dei sindaci con gli amministratori leccesi che erano sempre tra i primissimi posti, e come Lecce si sia trasformata dal 98 in poi e abbia cambiato molto. Quindi per noi, io ribalto l'ottica e dico che per noi invece amministratori dei comuni, degli altri 96 comuni della provincia di Lecce, Lecce e la Lecce del centrodestra sia sempre stata un faro e un modello di amministrazione positiva. E quindi con Elio Congedo siamo convinti di poter rappresentare una continuità rispetto alle tante cose buone che sono state fatte, con un messaggio però forte anche di cambiamento e di rinnovamento. E in quest'ambito la presenza di una lista, quale quella di Prima Lecce Andare Oltre, che è frutto del lavoro certosino, Roberto è sempre bravo a ringraziare gli altri, Alessio sicuramente ha avuto un ruolo molto importante nel disbrigo delle faccende burocratiche, delle questioni burocratiche che sono sicuramente importanti e fondamentali, ma oggi pomeriggio ha chiamato Mago qualcun altro, era il professore indennitato che vedo sulla porta. In realtà il vero mago è la bravura estrema di Roberto nel mettere insieme una lista plurale nell'ambito di un centrodestra che finalmente, grazie a Elio, è un centrodestra plurale in cui trovano spazio dai moderati fino agli amici fraterni di Casa Pound. Grazie a Elio Congedo oggi il centrodestra a Lecce ha una conformazione e una dimensione tale che garantisce una pluralità anche di idee e di posizioni, e questo è sicuramente un grande merito di Elio Congedo, che non ha avuto timore di misurarsi con la sfida delle primarie. Chi come lui veniva da un ventennio di esperienza in consiglio regionale poteva tranquillamente dire: sono il miglior candidato, non devo passare da alcun tipo di selezione. Invece si è confrontato con i cittadini leccesi, si è misurato con la sfida delle elezioni primarie e ha trionfato alle elezioni primarie che lo hanno incoronato il candidato del centrodestra. Mi piace che Roberto sia uscito, ma rispetto invece alla sollecitazione importante che ha fatto al mondo del civismo, rispetto anche a quella che è la politica nazionale. Beh, io voglio dire una cosa molto precisa rispetto alle appartenenze, rispetto alla politica nazionale, al netto, diciamo, del passaggio doveroso che ha fatto Roberto e che solo gli stupidi probabilmente non capiscono, continuano a far finta di non capire, di non comprendere. E avere buoni rapporti con la provincia di Lecce, con la regione Puglia, col governo centrale, per chi amministra un territorio non è un piacere ma è un dovere assoluto, e quindi qualsiasi sindaco che tiene alla propria comunità, qualsiasi amministratore che tiene alla propria comunità deve dialogare con le istituzioni sovraordinate, e in questo solco mi colloco sicuramente anch'io e si colloca la nostra esperienza politica e amministrativa, che guarda ovviamente con uno spirito di dialogo alle istituzioni sovraordinate, alle istituzioni superiori come ripeto la regione, la provincia, il governo centrale. Rispetto invece alla politica nazionale, io dico con forza che il centrodestra, quel centrodestra, il centrodestra del 2017, del 2016, senza andare troppo in là nel tempo, era un centrodestra che sicuramente non ci rappresentava, era un centrodestra che giocava allo sfascio, era un centrodestra che giocava a perdere scegliendo candidature rispettabilissime come quella di Mauro Giliberti, ma che era evidentemente
una candidatura che era stata messa in campo per non scontentare nessuno, era una candidatura calata dall'alto e non sicuramente voluta dai leccesi. Con la candidatura di Elio Congedo noi riteniamo invece sia dato finalmente un imprinting molto forte di carattere politico di un uomo dalla profonda militanza, dalla storia politica ineccepibile, una persona innanzitutto per bene, e a Lecce oggi io ritengo ce ne fosse una grandissima necessità, e lui rappresenta al meglio il mondo del centrodestra e della destra, quella che qualche anno fa qualcuno ha deciso di sciogliere in uno pseudo partito più ampio. Oggi finalmente a livello nazionale si respira sicuramente un'aria differente, perché lo voglio dire con forza, ritengo che sia anche nato un leader politico di cui la destra aveva un gran bisogno e che da anni non si vedeva. Non voglio esagerare perché non lo posso ricordare se non dai filmati e dai video, però ritengo che almeno da un trentennio, almeno dai tempi di Giorgio Almirante, la destra italiana non avesse un leader carismatico e forte, che può sicuramente piacere o non piacere per alcune posizioni, ma un leader estremamente popolare, un leader estremamente vicino al popolo, alle esigenze del popolo, come Matteo Salvini. Quindi oggi a livello nazionale è cambiata l'aria, a livello nazionale si respira un'aria sicuramente di rinnovamento anche all'interno dei partiti politici del centrodestra, grazie soprattutto, ripeto, al traino della Lega, dal traino di Matteo Salvini, e questo trova anche un riverbero sul territorio, dove la richiesta che faccio con forza a tutti voi presenti è quella di scommettere su candidati giovani, su candidati nuovi, su persone che possono rappresentare un cambiamento e un rinnovamento. In questo Massimo, che ha pure una militanza storica molto importante, ma spesso e volentieri ha fatto un passo di lato, ha lasciato il posto ad altri. L'unica esperienza amministrativa è quella appunto del biennio 2017-2019, un biennio, lo ricordava prima Roberto, sicuramente molto, molto difficile, un biennio che era nato con ben altre prospettive, ben altro profilo, perché noi ci collocavamo nel 2017, voglio diciamo fare un po' di storia, seppur probabilmente non necessaria, ma credo che sia importante ribadirlo. Noi avevamo sposato un progetto che doveva essere un progetto civico, che doveva essere un progetto fuori dai partiti tradizionali, anche di quel centrodestra che all'epoca giocava, come dicevo prima, allo sfascio. Quel progetto nei due anni di amministrazione Salvemini sicuramente è stato snaturato, è stato un progetto che si è appiattito sulla sinistra più radicale, è stato un progetto politico che ha trovato ben altri approdi rispetto a quelle che erano le premesse e le promesse, e con grande senso di rispetto nei confronti degli elettori, Massimo ha continuato con una critica costruttiva all'interno dell'amministrazione a far emergere le nostre posizioni politiche. Ci siamo resi conto a un certo punto che quella sinistra radical chic peggiore che avevamo sempre osteggiato nel corso degli anni, purtroppo era arrivata a governare Lecce, perché sostanzialmente era un'amministrazione di sinistra radicale quella che stavamo sostenendo. Quindi il progetto politico è stato completamente snaturato per interesse di qualcuno, perché qualcuno doveva semplicemente mantenere il suo deretano sulla sedia, e pensava che per mantenere il suo posto fosse necessario che tutti si adeguassero e tutti diventassero yes men. Massimo Fragola non è uno yes man, non è una persona che risponde e
non è una persona che risponde agli ordini di nessuno. Per me è stato, lo ribadisco e lo voglio precisare, non è lui che ha aderito al movimento che io ho fondato. Per me è stato un maestro che mi ha insegnato innanzitutto, oltre che a fare politica, anche a rapportarmi con il prossimo, e voglio dirlo anche in senso più ampio, anche a vivere. Quindi è con enorme piacere, enorme gioia e con grande convinzione che vi chiedo il prossimo 26 di maggio di sostenere la candidatura di Massimo Fragola e degli altri candidati della lista Prima Lecce, Andare Oltre, e soprattutto di sostenere la candidatura di una persona per bene, di un uomo capace, di una persona coerente come Elio Congedo, che merita davvero la fiducia di tutti i vincenti a questo momento. Il 26 maggio prossimo Elio Congedo sarà il sindaco della città capoluogo. Grazie. Buonasera, buonasera a tutti. Ci sono molti elementi di soddisfazione questa sera, sono tantissimi. Iniziando dall'essere così qui alla presentazione di un candidato della lista Prima Lecce Andare Oltre. E quindi saluto Alessio, che è il coordinatore cittadino, insieme alle candidate, ne vedo tante, anche le consigliere uscenti, da Paola, Laura, Luisella, Erika, non so, vedo Manuela, a tutte loro va il nostro in bocca al lupo. Perché diciamo Giuliana, ok, insomma ci siamo, spero di essermi dimenticato, né dimenticato nessuno, perché io ritengo questa lista, Massimo, una delle ammiraglie della coalizione. Roberto e Alessio hanno fatto un lavoro straordinario. Roberto tra l'altro l'ha fatto su più fronti, quindi diciamo, si rivela essere sempre l'uomo dalle mille risorse. Io sono convinto che questa è una lista fortissima, non so se, come qualcuno dice, sarà la prima lista dello schieramento, ma certamente sarà una delle liste più forti, e io conto molto su questa lista. Roberto ricordava come e anche Pippi ricordava come lo schieramento che sostiene la mia candidatura sia uno schieramento ampissimo, 13 liste, non fatte perché i familiari dovessero votare i candidati come qualcuno va dicendo, ma uno schieramento ampio che mi ha dato anche la grande soddisfazione, perché sono espressioni, sensibilità diverse, tutte di centrodestra, che hanno voluto essere al nostro fianco, far parte della squadra per riportare questa città alla sua maggioranza naturale, che è una maggioranza di centrodestra. Uno schieramento nel quale sarebbe stato posto per tutti. Qualcuno ha deciso di essere della partita, di far parte della squadra, qualcun altro ha deciso di fare un percorso autonomo con le valutazioni politiche che ha ricordato Roberto, che io sottoscrivo dalla prima all'ultima parola. Peraltro è una lista che, ed è questo il secondo elemento di soddisfazione, di Andare Oltre, cioè riporta perché è una lista che è la fusione di Prima Lecce e di Andare Oltre. Lo dico questo perché anche quando parte del centrodestra, a destra, additava Andare Oltre come dire, un movimento civico al di fuori del centrodestra, io non ho mai ritenuto che fosse così. Anzi, comprendevo la necessità di un sindaco di un comune importante come quello di Nardò di avere rapporti istituzionali che consentissero a un sindaco, che così come tutti i sindaci è costretto a fare le nozze con i fichi secchi, con l'assenza e la scarsità di risorse, di avere rapporti istituzionali che gli permettessero poi di avere risorse per dare risposte alla propria comunità. E quel rapporto io l'ho sempre tenuto vivo, perché credevo nel movimento, credevo nei suoi rappresentanti, credevo in Massimo, credevo e credo ovviamente in Pippi Mellone. E questo per me è un grandissimo motivo di soddisfazione, vedere Oltre che non solamente va a rinforzare una delle ammiraglie della coalizione, ma sono diciamo insieme a sostegno della mia candidatura. Motivo di soddisfazione anche di avere Pippi al mio fianco, innanzitutto per la sua veste istituzionale, perché Pippi è il sindaco del secondo comune della provincia. E io sono sicuro che quando le persone si intendono, perché hanno condiviso un percorso politico, vengono, come dire, si rifanno a valori di riferimento uguali, anche i rapporti istituzionali possono esserne avvantaggiati.
Io sono convinto che il comune capoluogo, Nardò, i consiglieri di Galatina, cioè i centri più grandi, se si mettono a dialogare, acquisiscono una forza, un potere politico che gli permette di avere anche una forza di rivendicazione nei confronti degli altri livelli istituzionali di cui le comunità e i cittadini, le proprie città, se non possono che avvantaggiarsene. Peraltro, vedendomi da un lato e dall'altro Massimo e Pippi, loro hanno ricordato, quindi in qualche maniera denunciando il fatto che io sia molto più anziano di loro, i fasti di un'esperienza politica che poi si è conclusa non per, ovviamente per colpa nostra. Perché quando Massimo ha ricordato l'esperienza amministrativa, ma c'è anche l'esperienza politica. Io ero segretario provinciale del glorioso partito di Alleanza Nazionale, loro erano l'espressione del movimento giovanile e come tradizione dell'espressione del movimento giovanile erano fortemente indisciplinati. Per cui io che ero il segretario provinciale di Alleanza Nazionale mi facevano vedere continuamente i sorci verdi perché uscivano sulla stampa, facevano battaglie sempre in maniera politicamente scorretta, era giusto che fosse così perché è un'espressione di un movimento giovanile e il movimento giovanile ha una tradizione in questo senso, sì, si riconoscono in un perimetro del partito ma operano in maniera autonoma. C'è anche Daniele Carrà, quindi ecco, ora vedere come dire, che facciamo parte della stessa squadra non solamente mi richiama a quell'esperienza alla quale io guardo con grande affetto, devo dire anche con un po' di nostalgia, ma saperli al mio fianco in una possibile futura amministrazione mi rende anche più forte e mi dà anche la tranquillità. Innanzitutto perché Pippi, governando un comune di 30.000 abitanti, è sicuramente un riferimento a cui ispirarsi. È un sindaco anomalo, nel senso che uno immagina il sindaco sempre in doppio petto, giacca e cravatta, cosa diciamo, che Pippi non è. Ma sono il trench. Ecco, sotto il trench. Il trench lo faremo, ecco, devo spuntare una promessa. Se diventerò sindaco mi fai fare un giro con il trench. Però in realtà è un sindaco fra la gente, per la sua gente, è un modo nuovo, innovativo di fare politica e di essere amministratore locale. Tanto è vero che i risultati che ha raggiunto con la sua amministrazione sono sotto gli occhi di tutti, è riuscito a stravolgere, a rovesciare con un calzino Nardò e a riportarla ai fasti che una città importante come Nardò merita e che una città importante, una comunità importante come quella di seconda città della provincia come il capoluogo merita. Quindi sicuramente sarà un riferimento a cui io mi posso ispirare e al quale possa fare riferimento anche per buone pratiche amministrative, perché amministrare non è facile, tu me lo insegni Pippi, bisogna insomma stare sul pezzo, rimboccarsi le maniche, consumarsi le scarpe. Io credo che avere la possibilità di dialogare con Pippi, se le cose dovessero andare bene, sarà qualcosa che mi aiuterà molto. E l'altro elemento di soddisfazione è ovviamente la candidatura di Massimo, questo è il suo comitato, è lui il padrone di casa, è lui il festeggiato della serata. Ha ricordato che la nostra esperienza, la nostra amicizia risale veramente a tanti anni fa ed è un'amicizia e un'esperienza politica che non si è mai interrotta. Abbiamo e continuiamo a condividere, al di là della collocazione partitica, dei valori di riferimento e delle radici politiche che ci hanno sempre accomunato. E questo ci ha permesso anche in periodi di apparenza lontananza di non interrompere mai un dialogo, a dimostrazione che quando le radici sono vere e sono profonde, come diceva Tolkien, non gelano, noi questo rapporto lo abbiamo sempre mantenuto. Io ho sempre guardato anche alle ragioni per cui Massimo insieme a Pippi al suo momento avessero fatto quella scelta e un po' Pippi ci ha spiegato perché. Mi rendevo conto anche della sua sofferenza, soprattutto quando quell'amministrazione ha iniziato a mostrare il suo lato più ideologico, che di fatto si è riflesso in atti amministrativi, perché Pippi, la dichiarazione di predissesto che oggi condiziona la città di Lecce e che ha portato all'aumento di tutta la fiscalità locale,
è stata una scelta di carattere ideologico, è stata una scelta di non assumersi responsabilità di carattere politico, ma di avere, rispetto ad un'amministrazione che doveva essere governata in termini politici, un approccio di carattere tecnico, burocratico, ragionieristico. I conti non quadrano, dichiariamo il predissesto. Tutti i sindaci avrebbero dovuto fare la stessa cosa, mentre altri sindaci illuminati come quelli di Pippi si assumono le responsabilità, fanno scelte di carattere politico. Così come quando l'amministrazione ha assunto alcune scelte, penso al piano coste, che è individuato in una categoria che per noi è importante, non solamente perché è una categoria economica che dà lavoro, crea sviluppo e crea occupazione, quasi degli avversari da azzerare, da cancellare dal territorio, come se uno stabilimento balneare fosse qualcosa di contro la natura, contro l'ambiente, mentre poi abbiamo dimostrato che dove sono gli operatori balneari in realtà le cose funzionano, e dove non ci sono e le amministrazioni riescono a garantire servizi che le cose non vanno bene. O quando si ha un approccio ideologico anche al piano traffico, che mette in ginocchio un comparto fondamentale come quello del commercio, o che rende il nostro centro storico inaccessibile non solamente a chi viene per visitarlo, ma anche ai residenti, per i quali ora diventa difficile, penso da noi Alessandra, anche come dire trovato di rientrare a casa, far rientrare, accompagnare i propri figli. Io lo vedevo, diciamo, in questa sofferenza Massimo, e capivo che quell'esperienza si stava per concludere e che forse, se le cose fossero andate in un certo modo, saremmo stati di nuovo assieme, così come in realtà lo eravamo stati sempre da un punto di vista ideale di condivisione di alcuni principi di credito, lo potessimo stare insieme da un punto di vista anche amministrativo. E devo dire che il percorso delle primarie, no, Roberto ci ha aiutato, lui negli spot dicendo che io sono un dito, nel senso che ci metto un po' a carburare, in realtà è vero, cioè ci metto un po' di tempo, ma a me piace fare le cose per bene, cioè se io non sono convinto di aver fatto il passo giusto non riesco a fare quello successivo. E quindi in effetti ha ragione Roberto quando dice che le primarie sono state un primo passo, poi abbiamo cercato, Roberto, che fatica abbiamo fatto di allargare la coalizione, riuscendoci con chi voleva essere con noi, chi voglio dire era già prevenuto, aveva già deciso di fare altri percorsi e di essere funzionale ad altri progetti politici, non ci siamo riusciti. Poi siamo messi a comporre le liste, abbiamo fatto uno schieramento ampio, forte, che io credo, non lo so se è vero quello che dice Roberto, che noi ce la possiamo giocare realmente per chiudere la partita al primo turno. Vi dico però che da quando siamo in campo, cioè da appena una settimana, perché nel periodo precedente, mentre noi eravamo impegnati a comporre le liste, a sbrigare le faccende burocratiche, a smaltire le fatiche e gli impegni delle primarie, in realtà giocava solamente una squadra. Noi non è che eravamo negli spogliatoi Pippi, noi eravamo ancora nel pullman, dovevamo ancora arrivare allo stadio. Ci siamo arrivati con un po' di ritardo, ci siamo cambiati, siamo scesi in campo e questa settimana l'aria è già cambiata. E io sono convinto che in queste settimane che ci aspettano l'aria cambierà ancora. Io lo percepisco, cioè mentre Roberto dice un diesel, ma nasconde anche il retropensiero, che quando siamo partiti io ero scettico, ero preoccupato del clima che si viveva intorno a noi. Oggi non mi voglio lasciare andare a facili entusiasmi, abbiamo già vinto, siamo fortissimi, non è così. Dico però che queste settimane la vittoria ce la possiamo conquistare con la, diciamo, pancia a terra, quando noi riusciremo veramente ad essere nel pieno, ad esprimere il nostro potenziale, cosa che secondo me avverrà in questa settimana, in questo fine settimana, a una settimana dalla presentazione di lista, noi saremo e appariremo anche più forti di quello che oggi siamo. Il risultato è ovviamente un risultato alla portata, possiamo chiuderla magari al primo turno, se così non dovesse essere non sarà un dramma e non sarà un problema. Pippi è la dimostrazione che quando in campo c'è un progetto politico, se non la si chiude ai tempi regolamentari la si può chiudere ai tempi supplementari, il risultato non cambia e questa volta noi affronteremo, se dovessimo arrivare ai tempi supplementari, devono essere 9 rigori,
L'affronteremo con la consapevolezza di aver messo in campo un progetto importante, un progetto che guarda agli interessi della città e antepone gli interessi della città a quelli degli, agli interessi di carattere particolare, di avere un schieramento pronto e di godere anche di quel vento di centrodestra cui faceva riferimento Pippi nel suo discorso, e dicendo che insomma è cambiata l'aria, c'è un centrodestra forte a livello nazionale. Io mi auguro che tutti i leader del centrodestra vengano a sostenere la nostra causa, perché possiamo veramente toglierci grandi soddisfazioni. L'auspicio è che in questa battaglia, ovviamente, non solo si possa vincere, ma che ci possano essere persone che sono una garanzia per i cittadini, sono una garanzia di buon governo, sono anche una garanzia per il candidato sindaco, eventualmente sindaco, perché il sindaco ha bisogno di collaboratori importanti, collaboratori capaci, di collaboratori leali, di collaboratori consiglieri, assessori, che facciano veramente il bene della città e il bene della coalizione. Io credo che sia l'identikit perfetto di Massimo, al quale auguro le migliori fortune, augurandole a lui le auguro anche a me, perché poter avere al fianco un candidato, un consigliere, un assessore come Massimo dà garanzie a tutti. Allora io mi rivolgo a Massimo e indirettamente a tutto il movimento di andare oltre. E quello, come dire, Massimo, proviamo a lanciare questa sfida alle stelle anche stavolta, proviamoci. Facciamo le cose di stelle e andiamo a vincere. Un buon saluto a tutti. Adesso c'è un piccolo rinfresco, ci sono anche un po' di fragole per gradire.